Buongiorno a tutti. Io, mio nome è Sara Mandel e supporto la piattaforma di iniziative Laudato Si da Indianapolis, in veste di esperta di comunicazione. Vi do il benvenuto a questo nostro webinar e vi invito a presentarmi nella chat con il vostro nome, paese di provenienza e qualcosa di cui siete grati in natura. E vi do il benvenuto a nome di tutto il team che supporta la piattaforma che ha contribuito a questo webinar di oggi. La piattaforma di iniziative Laudato Si è un programma del Dicastero Vaticano per il Servizio per lo Sviluppo Umano Integrale ed è il suo partner operativo globale, il Movimento Laudato Si. Il suo scopo è quello di guidare i partecipanti in un percorso di valutazione e riflessione sui propri stili di vita, sulle proprie pratiche, per formulare piani concreti che consentano un approccio più olistico alla crisi ecologica e sociale. Tutti i nostri partecipanti e molti di voi provengono da vari settori, individui, famiglie, diocesi, parrocchie, comunità, congregazioni religiose, scuole, università, istituzioni sanitarie, enti economici e vari gruppi e organizzazioni. E siamo tutti ispirati dalla lettera enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, sulla cura della nostra casa comune. E Laudato Si è un chiaro riferimento al Cantico delle Creature di San Francesco di Assisi. E tutti i nostri partecipanti si adoperano per i sette obiettivi, Laudato Si, tra cui risposta al grido della terra e grido dei poveri. E il webinar di oggi si intitola Integrare la cura del creato nella vita della Chiesa. E ovviamente speriamo che possa far chiarezza sul vostro percorso e sui vostri corsi ecologici. Ma prima di cominciare, alcuni annunci pratici. Se avete bisogno dell'interpretazione, è disponibile in italiano, spagnolo, francese e portoghese e potete accedervi tramite il pulsante Interpretazione in fondo allo schermo, semplicemente facendo clic sul pulsante e scegliendo la vostra lingua. Secondo annuncio, il webinar è registrato e trasmesso in diretta streaming su YouTube e solo gli oratori designati saranno visibili. Terzo annuncio, se avete le domande durante il webinar, condividetele cliccando sul pulsante Q&A in qualsiasi momento. Altre domande poste attraverso la chat normale potrebbero andare perse, quindi utilizzate il pulsante Q&A. E ultimo annuncio, grazie per aiutarci a costruire questa comunità globale e vi chiediamo di partecipare alla chat in modo pertinente e in uno spirito di apertura. Se desiderate consultare le linee guida sulla netiquette che avete accettato nel momento della registrazione, potete trovarle al link che è stato condiviso nella chat. E ora diamo un'occhiata all'agenda di oggi. Tra poco ascolteremo una preghiera recitata da Carla Corsino del team della piattaforma, poi ascolteremo un saluto dal direttore John Mandel e poi ascolteremo i nostri relatori, Michael Tyrion dell'Arcidiocesi di Chicago e Alice Carwardine della Caritas Australia. Ci sarà poi una sessione di domande e risposte, quindi vi invito nuovamente a condividere le vostre domande. Concluderemo poi con alcuni annunci, una preghiera finale e poi siete tutti invitati all'incontro comunitario di questo mese che si svolgerà subito dopo il webinar e abbiamo appena condiviso il link per registrarvi. Si tratta di una chiamata Zoom separata per cui dovete registrarvi separatamente, cosa che potete fare anche adesso. E ora invito Carla a recitare la preghiera. Carla è l'assistente ai programmi globali e speciali del Movimento Laudato Si e lavora per la piattaforma. Ha conseguito una laurea in ingegneria in biotecnologie presso l'Università Veracruzana con una specializzazione in ecologia ambientale e ha molta esperienza in iniziative che promuovono progetti di sostenibilità, ecologia integrale, responsabilità sociale, spiritualità ecologica e così via. E ha anche molta esperienza di partecipazione a progetti comunitari. Quindi, Carla, a te la parola.
Hi everyone, good morning. Buongiorno It's a a pleasure being tutti, with è you un vero again. piacere essere qui This con prayer voi is taken oggi. from the Elder E Prayer Book, questa è una preghiera Seminary tratta dal libro di 19, preghiere del movimento in the Laudato name of the Si'. Father, the E Son and quindi, the Holy nel nome Spirit, del Padre, Amen. del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. We thank you, Lord, for Ti the rendiamo perfection with grazie, which you Signore, per la create our mortal perfezione con cui hai hearts, creato la nostra for sorella beauty, Madre Terra, per averla goodness riempita and di bellezza, generosity, bontà e for generosità, looking at her per averla face, because by guardata con amore, contemplating her perché nel irreverent faith contemplarla in hai creation was riaffermato che very good. tutto ciò che è stato We creato è thank you, buono. Lord, for Ti the rendiamo trees, grazie, Signore, plants, per gli flowers alberi, that le piante e i cause fiori trees che to ci flourish, parlano attraverso il for tuo the sound of the silenzio, birds that per il in the canto degli diversity uccelli che sing nella melodies loro of diversità melody to their creator, intonano una bella for the melodia al air loro that gently creatore, caresses. per l'aria che ci accarezza dolcemente. We thank you for all Ti the rendiamo universe grazie per that is l'intero constantly universo che in renews, continuo movimento si rebuilding rinnova, and si transforms ricrea e itself, si trasforma, elevating our being elevando il and nostro making essere us a te contemplate e your facendoci greatness. contemplare la tua Praising you for all grandezza, that you have lodandoti per created, tutto ciò che hai as St. creato, Francis and come St. fecero un Clare teach us giorno there. San Francesco e We Santa thank you, Chiara. Lord, for so Ti many men rendiamo and grazie, women who Signore, throughout per tutti gli history uomini e donne che nel have corso della fought for the storia hanno deserts of amato e Hong Kong, custodito e raising curato their la nostra voices as casa great comune, prophets, elevando la propria announcing the voce come nation's profeti destiny, the coraggiosi, probation and denunciando l'ingiustizia, exploitation la of forsaken appropriazione e lo pilgrims without sfruttamento delle resources, nostre risorse accepting naturali, persecution and affrontando even martyrdom. persecuzioni e persino martirio. We ask for their Chiediamo a intercession, loro, along with insieme Mary, a our mother, Maria, and nostra all the madre, devoted di around the world who intercedere per respect her tutte le sister famiglie, le mother persone che nel to mondo mostrano contemplate her and rispetto appeal as per la one nostra today. sorella Madre We Terra, work for che la good and for contemplano culture e si covered world sentono tutt'uno as con lei, messengers che of peace and lavorano per il bene, consciousness, che praising attraversano il thee mondo for come having messaggeri di created pace e them. di coscienza, lodandoti per averla creata. In the name of Amen. the Father, the Nel nome Son del and the Holy Padre, del Figlio Spirit, e dello Spirito Amen. Santo. This Amen. prayer was from the E order of four questa prayers of preghiera Monastery of San è stata Damiano, scritta dall'Ordine delle Misioneros Clarisse Perpetuatos del in Salvador. Monastero di In San this month, I'd like Damiano, to use Planes Terrenderos in El Salvador. Grazie mille. Grazie a te, cara, davvero una bella preghiera. now I'll invite E Director of the ora Legacy Action invito il Platform, direttore John della Mandel, to piattaforma share di the news iniziative, with us. John Today he is Mandel, joining us live e in Rome. oggi si collega da noi, da Roma. Good day, everyone. Buongiorno I'd a like to wish everyone tutti a happy day e after World voglio Environment Day. dedicare a I'm tutti una sure buona every giornata dopo il giorno dedicato participant will all'ambiente look di up to you as ieri a platform that you e were reminded yesterday sono of the sicuro che importance of the come work we are partecipanti alla trying to do piattaforma to di bring iniziative about Laudato growth Si', vi siete equality and prosperity ricordati around the world, di questa giornata first within importante che ourselves, sottolinea our, within our l'importanza della families, neighbors, parishes, conversione organizations, and ecologica beyond. sicuramente al nostro interno, ma I am non currently solo, anche personally all'esterno. participating in a Al momento mi significant trovo a international Roma, initiative of the sto Prophecies partecipando Last a una Phrase conferenza that had convergence interreligiosa in peace with creation as e one of its main vuole topics. sottolineare For l'importanza hundreds of years, Muslims, di un Hindus, rapporto Sikhs, and people of pacifico other faiths tra and le prophets. organizzazioni I religiose was again e reminded that we l'ambiente. are not E unique in our strong tutto questo belief that mi ha care for fatto creation, ricordare care che for our siamo common home, insieme is in a questo top sforzo di priority, prenderci cura della that we nostra all casa have comune, to che questa è begin una a priorità pilgrimage of e tutti reconciliation with the dobbiamo plant iniziare una pellegrinaggio together, di as we are going to reconciliazione have if we're going to assieme have a positive impact. se vogliamo After avere un leading impatto everyone to conference positivo. in an examination of E conscience dopo about aver the work we are doing partecipato a and that questa mind conferenza, for our aver worship, riflettuto I sul shared a bit about nostro the work lavoro, issues the last 2.5 years by over vorrei 9,000 participants who ricordarvi left quello che the abbiamo reflections and plans, raggiunto the negli webinars, ultimi the due meetings, anni, the events and actions. webinar, You were all there with eventi, me as I azioni, provided e tutti what voi not ci so little avete sign of hope at the time. accompagnato e Many of the key abbiamo religious visto leaders came moltissimi forward after segni my di sharing of the work speranza. we have accomplished so E far molti and mi said hanno things to me like, parlato appunto this durante is questa something concrete that we conferenza can all make a difference in e if we all chiedendomi: come ma together. c'è qualcosa di And concreto che possiamo we want fare to join per you on fare this la wonderful differenza? project. Vogliamo I can tell you unirci that a my heart voi? leapt for joy when I E vi heard this. posso dire che il And mio although cuore ha our avuto un topic sussulto di for today's felicità. webinar seems like an internal E one focused on innovation l'argomento and di cui work parleremo into oggi the literal sembra life un of the church, argomento let us not di forget that part of interno, ma that work is in on the religious realtà frontline, on working for dobbiamo peace. ricordare che In questo fact, lavoro in the implica un audience, we dialogo have the Pope anche Francis this esterno, week,
Un dialogo, ad esempio, che abbiamo avuto questa settimana con Papa Francesco. Mi piacerebbe avere le foto scattate, purtroppo non le ho qui con me, ma Papa Francesco ci ha ricordato del progresso e dei progressi che abbiamo fatto a livello interreligioso. Nel corso del tempo, la collaborazione e le relazioni sono diventate sempre più forti, ci hanno permesso di prenderci cura del creato. Quindi, ovviamente, il nostro lavoro e i nostri sforzi si basano sulla collaborazione per salvare il nostro pianeta. E mi ricordo una personale esperienza che ho avuto lo scorso autunno. Ci siamo ritrovati in Indiana per piantare degli alberi ed è stato un simbolo di speranza a livello locale. Ci ha dimostrato che la speranza è possibile anche se non abbiamo la soluzione ai problemi più angri. È stata un'attività sacra che abbiamo condiviso come comunità e che ha approfondito le nostre relazioni e ci ha permesso di accogliere anche nuove forme di relazione. Quindi prendiamoci cura della nostra casa comune che grida nella sofferenza e cominciamo un dialogo serio che ci permetterà di agire concretamente e creare un'atmosfera di pace e unità, così da curare il nostro pianeta. Thank you. Grazie mille. Grazie, questo è davvero un grandissimo segno di speranza e sicuramente ne parleremo ancora durante il nostro webinar. E ovviamente incominciando dai nostri relatori, e li abbiamo invitati perché hanno molta esperienza nell'integrare i messaggi Laudato Si' all'interno della vita delle loro comunità, in modo che non siano solo una semplice aggiunta, ma che siano una parte integrale delle loro comunità. Ovviamente sono stati necessari degli sforzi e quindi ascolteremo l'evoluzione di questo processo. Innanzitutto vi presento Michael, che fa parte dell'Arcidiocesi di Chicago, è un oblato dell'Ordine di San Benedetto ed è coordinatore della Commissione per la Piattaforma e coordina il Ministero per la Cura del Creato. Ha fondato ed è presidente del Comitato per la Cura del Creato di Chicago e ha anche fondato ed è presidente del Comitato per la Cura del Creato dell'Associazione Cattolica degli Ufficiali Diocesani Ecumenici e Interreligiosi, Tadeio. È anche cofondatore e membro del gruppo per l'azione sul clima del Parlamento delle Religioni del Mondo e del dialogo tra buddismo e cattolicesimo sulla crisi climatica. Ora vi presento invece Alice Cowardine, che è in collegamento dall'Australia, è coordinatrice di Caritas Australia, è passata a uno stile di vita senza sprechi nel 2018 e la sua conversione ecologica l'ha ispirata a vivere l'appello della Laudato Si. Ora lavora con scuole e parrocchie in tutta Australia e anche questa stessa settimana si è spostata in varie diocesi per supportare proprio l'azione legata alla Laudato Si. Quindi Michael, cominciamo con te e poi proseguiamo con Alice. E vi ricordo ancora una volta che potete condividere le vostre domande per Michael e Alice nella sezione Q&A in qualsiasi momento. E Michael, a te la parola. Grazie, grazie mille, buongiorno a tutti, è davvero un piacere essere qui con voi e poter condividere il nostro cammino Laudato Si' all'interno dell'Arcidiocesi di Chicago. E come vedete da questa diapositiva iniziale, l'enfasi è sull'evangelizzazione degli incontri con Cristo in tutto il creato. Quindi Cristo si trova sempre al centro di tutto ciò che facciamo. Quindi passiamo alla diapositiva successiva. Innanzitutto cerchiamo di capire la differenza tra creazione e il creato. Questi elementi sono fondamentali per il nostro lavoro. Beh, la creazione indica innanzitutto l'atto
di creazione del cosmo, quindi è l'atto della creazione stessa ed è focalizzato dunque sul lavoro di Dio, è un mistero teologico, mentre il creato indica il risultato dell'atto di creazione, è il frutto della creazione, quindi è l'universo creato e tutto ciò che è stato creato. E questi due elementi si integrano. Spesso ci concentriamo sul creato separandolo dalla creazione e quindi non riconoscendo che si tratta di una bellissima espressione dell'atto della creazione di Dio. Quindi sono due concetti fondamentali che sostengono il nostro ministero e il nostro lavoro. Passiamo alla diapositiva successiva. Questa è la struttura, il quadro di riferimento. E la diocesi di Chicago ha strutturato questo quadro di riferimento in base appunto alla piattaforma di iniziative Laudato Si, gli insegnamenti sociali cattolici e anche l'idea di predicare il Vangelo. L'idea è quella di chiedersi come possiamo accompagnare tutti in modo da coinvolgere tutti in questo processo. E innanzitutto la visione generale è quella di evangelizzare gli incontri con Cristo nel creato, quindi Cristo è all'interno e al centro del creato. Quindi questo è un elemento essenziale per tutto ciò che facciamo e in modo da inculcare la Laudato Si attraverso la Chiesa locale, quindi attraverso il corpo della Chiesa. Questo ci permette di includere tutto e tutti, sottolineando il fatto che siamo un tutt'uno e lo possiamo anche capire attraverso gli obiettivi Laudato Si. Si tratta di modi concreti in cui ciascuno di noi e ciascuna parte della Chiesa può contribuire. Sono degli inviti ad integrarci. E dopodiché passiamo ai risultati. Ci chiediamo quindi quali sono i risultati che abbiamo ottenuto. Quindi si tratta di obiettivi misurabili, risultati concreti. E per quanto riguarda invece le azioni, si tratta di come concretizziamo questi obiettivi. Quindi all'interno della Arcidiocesi di Chicago vediamo che Cristo è sempre al centro. E all'interno di questo processo di accompagnamento troviamo le parrocchie e ovviamente i vari membri che le animano. Quindi questo è il nostro focus primario. Abbiamo poi delle varie tavole rotonde che comprendono vari stakeholder all'interno delle parrocchie e in uno spirito di sussidiarietà, e questo perché ovviamente lavoriamo e cooperiamo assieme. Abbiamo poi un gruppo che si dedica all'enciclica Laudato Si, e un gruppo che ovviamente collabora anche con gli altri, collabora anche con il Ministero per la cura del creato. Ricordiamo poi le varie funzioni all'interno dell'Arcidiocesi. Quindi si tratta di corpi o comunque di entità correlate, ognuna delle quali svolge una funzione precisa, ma al tempo stesso una funzione legata l'una all'altra. Alcune si occupano della parte operativa, altre di altri aspetti, e cerchiamo ovviamente di avere una comunicazione con, ad esempio, i vescovi e ad altri livelli. Quindi l'idea è quella di aprirsi ad altre realtà, di invitare tutti a partecipare a questo giorno, a questo
incontro comunitario, questo viaggio comunitario. E il modello che utilizziamo si basa a sua volta sul modello vedere, giudicare, agire. Quindi cerchiamo di riflettere, di agire, di valutare, di celebrare in un processo costante di apprendimento. Quindi apprendiamo assieme. A volte può sembrarci un processo piuttosto semplice, piuttosto primitivo, ma in realtà è un processo estremamente importante che sottolinea questa dimensione unitaria e comunitaria. E il processo incorpora tre principi, ovvero il principio di sinodalità, di solidarietà e di sussidiarietà. E la sinodalità, ad esempio, sottolinea l'importanza del dialogo all'interno della Chiesa, quindi con un approccio aperto. Solidarietà è un concetto che sottolinea il fatto di essere assieme in questo percorso. Siamo tutti assieme. E ci permette anche di ricordare l'importanza di coinvolgere anche le nuove generazioni, i giovani. Passiamo alla diapositiva successiva. E questi sono gli obiettivi della piattaforma Laudato Si, obiettivi che sono fondamentali, perché supportano il quadro di riferimento della nostra realtà. Quindi sono collegati alla Chiesa in generale, ovviamente più nello specifico alla enciclica Laudato Si. Quindi questi obiettivi sono interconnessi strettamente all'interno della nostra realtà. E ho menzionato appena adesso il concetto di sinodalità. Stiamo effettivamente svolgendo un viaggio di sinodalità. E abbiamo appena terminato con la Pasqua le preparazioni sinodali. Ed è stata una fase molto importante. La nostra arcidiocesi è suddivisa in sei vicariati, abbiamo riunito sei rappresentanti e abbiamo cercato di riunire rappresentanti diversi, facendo in modo che il nostro quadro di riferimento guidasse proprio la loro partecipazione e la loro collaborazione. E abbiamo chiesto loro di condividere ciò che desideravano in relazione al grido della terra e al grido dei poveri. Hanno poi identificato delle tendenze relative agli obiettivi Laudato Si, cercando di sottolineare elementi di convergenza ed elementi di divergenza, quindi sottolineando le similitudini e le differenze. E abbiamo quindi cercato di includere le varie prospettive e di unirle e legarle agli obiettivi Laudato Si. Quindi al termine di questo processo siamo riusciti a sintetizzare questi percorsi, queste tendenze che sono emerse, identificando i temi che sono appunto legati a queste tendenze. Questo ci ha permesso di identificare un piano d'azione. Abbiamo poi avuto un servizio ecumenico. Abbiamo tenuto una massa in onore della Laudato Si. Abbiamo avuto un'omelia, quindi tutto ovviamente è legato alla preghiera. E questa diapositiva riguarda effettivamente il processo
di partecipazione a questo viaggio sinodale di cui vi ho appena parlato. Quindi i partecipanti hanno generato e individuato delle tendenze, le hanno poi sintetizzate in 25 temi che ci hanno permesso, come dicevo, di identificare quattro principi fondamentali e anche un piano d'azione. E la Commissione ha poi rivisto questo piano d'azione e l'ha poi disseminato in modo da poter accompagnare le parrocchie, le diocesi, i fedeli, in modo da appunto concretizzare l'idea della solidarietà all'interno della Chiesa. Quindi si tratta di un processo continuo di accompagnamento, di collaborazione nel cercare di mettere in azione la Laudato Si. E questa diapositiva ci mostra proprio quattro principi fondamentali che sono emersi dell'Arciocesi appunto di Chicago e da questo nostro viaggio sinodale nel corso del 2024, partendo dall'evangelizzazione, quindi dal predicare la buona novella attraverso il Vangelo della creazione, che ci permette di comprendere che Cristo si può trovare in tutto il creato, all'interno della Chiesa, all'interno delle parrocchie, che tutti noi siamo invitati a partecipare a questo viaggio per prenderci cura del creato. E questo ci permette anche di inculcare i principi della Laudato Si all'interno della Chiesa attraverso la preghiera, attraverso la liturgia, che diventa quindi un elemento fondamentale che ci permette di celebrare il Vangelo. Il terzo principio è quello della formazione e dell'educazione, ci permette di apprendere partendo dai membri della Chiesa, dai fedeli, in modo che tutti possano comprendere come agire, come applicare i principi Laudato Si concretamente. E questo ovviamente ci permette di agire e anche di pregare. Ricordiamo la frase ora et labora. Quindi that there's a real sense of joy of what we're doing. C'è davvero una gioia che emerge in tutto ciò che facciamo, in tutte le azioni che condividiamo, ed è una conversazione anche con lo Spirito Santo. Grazie mille. Thank you very much, Michael. Grazie mille, Michael. E ora prendo la parola io dopo Sara e invito Alice a condividere la sua presentazione. A te, Alice. Grazie. Vorrei cominciare innanzitutto ripetendo quello che Michael ha detto, o sottoscrivendo comunque ciò che ha detto, e quindi volevo ringraziarlo. E passiamo alla diapositiva successiva, per favore. Grazie mille. Una pratica comune qui in Australia è per cominciare un qualsiasi incontro è quello di riconoscere che le terre su cui ci troviamo si trovano tra due nazioni che sono note comunemente come la zona di Brisbane, ma si tratta in realtà di un territorio che si trova all'interno della cattedrale di Brisbane, e in quest'opera d'arte dinanzi a voi è un'opera d'arte che è stata affissa all'interno della cattedrale di Brisbane durante la Pentecoste. E
So I'd just like to ed è uno stile indigeno quello che vedete dinanzi a voi, quindi voglio rendere grazie e ricordare tutti quelli che nel passato fino ad oggi hanno, si sono presi cura del creato, che ci hanno insegnato come prenderci cura del creato. Passiamo alla prossima diapositiva e voglio semplicemente fornirvi una panoramica. Caritas Australia è operativa da oltre 20 anni in Australia e da quando Caritas Australia fa parte della piattaforma di iniziative Laudato Si, è entrata a far parte di una rete molto più ampia che ci ha permesso di capire ancora meglio come prenderci cura del creato in qualità di ampio movimento. Passiamo alla diapositiva successiva, grazie. Quindi, questa è una mappa dell'Australia, ovviamente. E come parte del nostro programma abbiamo una serie di reti che operano, che io aiuto a coordinare tra i vari stati australiani, quindi il Queensland, che è nella parte nord-occidentale dove mi trovo io, quindi c'è un network per questa zona, c'è una network, una rete per tutte le altre zone. E quello che cerchiamo di fare è raccogliere individui che sono leader e che lavorano all'interno dei rispettivi settori, quindi settore della Chiesa, il settore dell'istruzione, il settore delle diocesi, delle parrocchie e altre organizzazioni e ordini religiosi. E quindi voglio riconoscere l'importanza e la bravura di tutti i nostri membri che si sono presi cura del creato e che hanno accolto a braccia aperte i messaggi della Laudato Si. E mi riferisco ai gesuiti, ai cattolici, a altri ordini religiosi che in un modo o nell'altro hanno proprio accolto l'appello della Laudato Si e hanno lavorato sodo anche in collaborazione con le scuole, con le parrocchie. Quindi noi cerchiamo di collaborare con loro il più possibile all'interno dei nostri vari contesti. Qui in Australia, e proprio perché abbiamo moltissime bellezze naturali e siamo connessi con la terra come eredità degli indigeni, il nostro approccio alla pianificazione della Laudato Si e alla piattaforma di iniziative Laudato Si si basa sulla differenziazione, dipende molto da dove ci troviamo. La nostra risposta dipende dal nostro contesto, quindi le nostre reti, le nostre scuole, le nostre diocesi che si trovano per esempio nella zona di Brisbane rispondono in modo differente rispetto alla zona della Victoria. Quindi condividerò poi alcuni esempi delle varie attività. E questo sottolinea l'importanza e la necessità di un approccio che parta sia dall'alto sia dal basso, e abbiamo bisogno di entrambi. Proprio come diceva Michael, quindi le nostre risposte sono differenti in base al luogo in cui ci troviamo. Ovviamente riconoscere queste differenze può essere difficile, ma può essere anche molto importante, soprattutto per creare delle connessioni, delle relazioni tra una rete e l'altra, per creare collaborazione anche tra membri dei vari settori.
or something like that, but we call it yarning. In Australia parliamo appunto dell'importanza di sinodalità, ma parliamo anche dell'importanza di condividere storie e condividere esperienze. Quindi questi sono concetti importanti su cui le nostre reti si fondano. E nel corso degli ultimi 12 mesi ho avuto proprio la possibilità di vedere questi principi in atto. Passiamo alla diapositiva successiva. Questa diapositiva riguarda l'approccio dall'alto. In Australia sicuramente abbiamo ricevuto molto supporto da parte della conferenza episcopale attraverso un processo plenario che ha avuto inizio nel 2019 e che è terminato nel 2021, quindi durante il periodo del Covid. E durante questa fase c'è stato un processo di ascolto, di discernimento. Signed off by the bishops. C'è stato un decreto che è emerso da questo processo che è stato firmato dai vescovi. Un decreto che riguarda proprio la pianificazione Laudato Si. L'idea fondamentale è che entro il 2024 ogni parrocchia, diocesi, istituzione cattolica e istituzionale deve entrare a far parte della piattaforma Laudato Si. Quindi parliamo della fine di quest'anno. E sappiamo che ci sono 3.000 parrocchie e chiese in totale, e quindi si tratta di un lavoro notevole. E entro il 2030 dovremo poi avere un piano concreto. I vescovi hanno poi identificato alcuni elementi fondamentali che sperano di poter ottenere. Innanzitutto sperano di poter ottenere un impegno pubblico, un modello di governance, nonché processi e procedure di governance. Ed è proprio su questo punto che vediamo il concetto di differenziazione. I modelli, i processi e le procedure cambieranno proprio in base al contesto. Il terzo elemento è il riconoscere la saggezza ecologica degli aborigeni e degli indigeni australiani, cercando di apprendere da loro come poter prenderci cura del creato. Il termine che generalmente utilizziamo in Australia è quello di prenderci cura della terra. Ed è fondamentale in relazione a quello che stiamo cercando di fare. Si tratta di procedure utilizzate da migliaia e migliaia di anni. E in particolare l'idea e la pratica di camminare sulla terra e ascoltare la terra, cercando di ascoltare anche le voci dei nostri predecessori e cercando di ascoltare la voce della terra che ci dice ciò che sta accadendo. Quindi questo è un elemento importante da riconoscere. I vescovi incoraggiano anche l'invio di relazioni e report, e quindi in relazione proprio alla sinodalità. Passiamo alla diapositiva successiva. Ancora prima che ottenessimo, che raggiungessimo questo decreto sottoscritto dai vescovi, la dichiarazione o la frase grido della terra, grido dei poveri, era un rapporto che veniva lanciato ogni anno, e in cui abbiamo già avuto modo di sottolineare le opportunità offerte dalla piattaforma di iniziative Laudato Si. E passiamo alla diapositiva successiva. No, anzi, torniamo a quella precedente, chiedo scusa.
Are we able to go back? Yeah. Yeah, so in the statement, quindi in questa dichiarazione abbiamo già cercato di capire come rispondere ai sette obiettivi, come riuscire a farli funzionare all'interno dei vari contesti. Chiedo scusa, ho i miei due cani qui con me a fianco e passiamo alla diapositiva successiva. So I'm just going to talk about this, but also ora vorrei parlarvi appunto di queste foto, ma anche rispondendo a una domanda che ho visto prima nella chat. E qui vedete appunto le varie parrocchie. Isn't supportive of engaging with the platform, thinking about the goals, developing a plan. Spesso però ci chiediamo come possiamo fare quando le nostre varie strutture non supportano questo nostro sforzo. E il mio consiglio è questo, ed è un ottimo consiglio che mi è stato dato un paio di anni fa, ed è una frase che utilizziamo molto qui in Australia. Segui l'esempio di chi sta già facendo ciò che tu vorresti, quindi raggruppate un gruppo di persone che hanno gli stessi obiettivi, collaborate con loro. Nelle varie parrocchie qui in Australia, se non c'è uno sforzo da parte dei leader della Chiesa, è possibile, per esempio, creare dei collegamenti con le scuole locali in modo da poter agire concretamente. Le scuole sono sempre disposte ad agire, o quantomeno questo è il messaggio che riceviamo dalle chiese e dalle scuole che fanno parte della piattaforma. Quindi sono sempre disposte a sforzarsi per la cura del creato all'interno delle nostre comunità. Quindi questo sarebbe il mio consiglio per voi. Quindi queste sono alcune foto da varie parti dell'Australia e rappresentano gruppi che appunto sono impegnati in varie azioni. Abbiamo docenti, abbiamo gruppi che ad esempio apprendono come prendersi cura della terra e in un luogo chiamato BAMI, un'iniziativa che è stata supportata appunto dal vescovo locale. Quindi si tratta di persone con una vera passione per il creato che stanno agendo in modi straordinari. E il mio ruolo è quello di coordinare tutto questo a livello nazionale e supportarli. Quindi passiamo alla diapositiva successiva e parliamo della Caritas. Anche la Caritas Australia ha sviluppato un piano Laudato Si. Passiamo alla diapositiva successiva. E durante questo processo, è un processo che è stato ovviamente molto sinodale di consultazione, ci siamo focalizzati su proprio quello che stava accadendo in Australia. Abbiamo fatto moltissimo lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'alleviazione dei rischi e la risposta alle emergenze, quindi cercando di adattarci al nostro contesto australiano. Passiamo alla diapositiva successiva e al termine di questo processo, le nostre reti durante il tempo del creato organizzeranno varie occasioni, varie opportunità di incontro e si tratta di 11 diocesi che hanno già espresso la loro volontà proprio ad agire e ad incontrarsi proprio per prendersi cura del creato.
You know, we've seen an enormous amount of growth using our networks. Abbiamo assistito a una enorme crescita dei nostri sforzi. Abbiamo oltre 300 scuole che sono legate a noi, 100 parrocchie. Quindi si tratta di un inizio davvero molto positivo. Abbiamo oltre 200 persone registrate come individui che partecipano ai nostri incontri online e poi una serie di altre organizzazioni, quindi non vedo l'ora di poter rispondere alle vostre domande e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Alice, grazie anche a Michael per questa vostra testimonianza. Purtroppo non abbiamo tantissimo tempo per la sessione di domande e risposte, ma ovviamente vorremmo dare modo a Michael di rispondere alla stessa domanda a cui Alice ha già risposto. Come possiamo parlare ai nostri leader quando non ci supportano? Beh, vorrei sottolineare l'idea della creazione. Dobbiamo ricordarci che tutto quello che facciamo riguarda Cristo. Quindi spesso l'idea della creazione è separata. Ovviamente, se pensiamo alla liturgia e alla teologia, dobbiamo riconoscere come la creazione ci permetta di legare la Laudato Si con il Vangelo. E dobbiamo cercare di instaurare un dialogo. Ovviamente le tavole rotonde sono un luogo in cui possiamo creare solidarietà, in cui possiamo supportarci a vicenda. E ovviamente non voglio fare insinuazioni, non voglio dirvi che è facile, si tratta di un processo, ma ponendo Cristo al centro di tutto, possiamo portare alla luce il Vangelo, possiamo portarlo nel mondo. Quindi l'evangelizzazione fa parte dell'atto della creazione di Dio, quindi dobbiamo ricordarci questo. Dobbiamo utilizzare il suo pieno potenziale all'interno della Chiesa. Grazie mille, Michael. Grazie a tutti i nostri relatori. Le vostre esperienze sono davvero molto importanti per noi nel proseguire questo nostro cammino Laudato Si, soprattutto ponendo il creato al centro. Grazie a tutti quelli che si sono connessi oggi. Purtroppo non abbiamo avuto tempo di rispondere a tutte le domande, ma vi invitiamo ad unirvi al vostro incontri comunitari che inizierà tra poco. Grazie anche a tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, i nostri interpreti, il nostro team tecnico. E un paio di annunci prima di concludere questo webinar. Se volete ricevere notizie dalla piattaforma o iscrivervi se non l'avete già fatto, visitate il sito piattaformadiiniziativelaudatosi.org. Se vi siete già iscritti, invece, non dimenticate di caricare una versione delle vostre riflessioni, dei vostri piani. E se avete delle storie di successo, grandi o piccole che siano, fatecelo sapere scrivendoci a info@laudatosiactionplatform.org o taggandoci sui vari social media. E dal 23 giugno al 23 luglio, vi ricordo che la piattaforma e la Commissione Giustizia, Pace e Integrità del Creato vi invita a partecipare a un mese di sfide ispirate agli obiettivi Laudato Si. Quindi tra la settimana Laudato Si e il tempo del Creato di quest'anno cerchiamo di fare degli sforzi proprio per intraprendere azioni concrete. Un'altra notizia, da ieri è possibile scaricare la guida alle celebrazioni per il Tempo del Creato che si terrà a settembre. È stata appunto lanciata ieri in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente per fornire e aiutarvi a vivere il tema di quest'anno, ovvero sperare e agire con il creato. E ora passiamo appunto alla riunione comunitaria. Alcuni di voi si sono già registrati. Per chi vuole ancora registrarsi, abbiamo appena
condiviso il link nella chat. Se non riuscite ad essere con noi oggi, potrete partecipare a quello del prossimo mese. E a proposito del prossimo mese, vi ricordo il webinar di luglio che avrà il titolo Incoraggiare le comunità locali verso la trasformazione ecologica e si terrà l'11 luglio, ma riceverete una mail a questo proposito. E prima di passare a questi nostri dialoghi comunitari, facciamo un respiro profondo e tra poco reciteremo una preghiera finale ringraziando gli ecosistemi che ci circondano, ringraziando per la sapienza di Michael, di Alice, per la sapienza che è stata condivisa nella chat. E quindi continuiamo cercando di integrare la cura del creato all'interno della vita della Chiesa. Amen. Grazie ancora e ci vediamo tra poco all'incontro comunitario e a tutti gli altri. Un buon proseguimento.